La ragione di esistere nel business. Lo scopo di un qualsiasi prodotto o servizio è quello di soddisfare un bisogno. E te l'ho detto prima, sia che si tratti di carta igienica o del pacchetto azionario più complicato, questi prodotti sono sempre un, un, un qualcosa che soddisfa uh, un bisogno. Quindi, l'esistenza di un prodotto o di un servizio è legata all'esistenza di un bisogno. Nella sua forma negativa di un problema o nella sua forma positiva uh, di un desiderio. Infatti, pensa a questo: l'unico motivo per cui una persona fa tutto quello che fa, quindi tutto quello che tu fai è per soddisfare un bisogno nella sua forma negativa o positiva, uh, viene chiamata la leva uh, dolore-piacere. Quindi tutto quello che noi facciamo come esseri umani uh, deriva dal fatto che noi vogliamo o evitare un dolore o uh, ottenere un piacere. Ecco quindi che la tua, uh, la tua nicchia di mercato è la ragione di esistere nel tuo business. Se non sai qual è la tua nicchia di mercato, se definisci il tuo cliente ideale come le persone, allora in quel caso sei in gravi, gravi, gravi problemi e dobbiamo uh, risolverlo proprio perché se non sai qual è il tuo mercato, se non hai un mercato, se non hai una nicchia di mercato, uno specifico target audience, allora il tuo business non ha ragione uh, di esistere non c'è mercato senza bisogno e se non c'è mercato allora il tuo business appunto non ha ragione di esistere e non ha quindi nessun motivo per avere successo e non puoi semplicemente permetterti di essere uno tra i tanti e credo anche che tu non voglia di essere non voglia essere semplicemente uno uh, tra i tanti vediamo anche perché è importante avere una nicchia di mercato prima di andare a scoprire come fare a identificare la nostra nicchia di mercato vediamo perché è importante che tu abbia un target audience ben definito ci sono quattro uh, vantaggi fondamentali alcuni li discuteremo più nello specifico altri meno il primo vantaggio è che la tua nicchia di mercato come detto è un fattore critico nel determinare il successo o l'insuccesso del tuo business puoi avere il marketing migliore al mondo il prodotto migliore al mondo ma se non hai un mercato il tuo business non funzionerà mai okay? uh, il secondo elemento è è che il tuo marketing e la tua comunicazione saranno più specifici e quindi più efficaci. Il terzo vantaggio è che il tuo prodotto o servizio avrà un elevato valore percepito: infatti, uh, man mano che noi restringiamo il nostro, il nostro target audience, offriamo una soluzione che è sempre più specifica e, più una soluzione specifica per un particolare cliente, più è alto il suo valore percepito. Uh, un esempio è. Immagina i medici specialisti vengono pagati di più del medico generico proprio perché sono specializzati in qualcosa e questa è la stessa cosa che vuoi fare tu. Poi c'è un quarto vantaggio che io non discuterò uh, in questo training. Ma quando tu hai un target audience molto definito, il tuo marketing e la tua comunicazione costeranno um, molto, molto meno. La maggior parte delle persone si perde tutti questi benefici di avere una nicchia di mercato. Proprio perché entra in business per le ragioni sbagliate e come ho detto prima, non il loro business non ha una vera ragione di esistere. Infatti, la maggior parte delle persone entra in un business senza avere uh, nessuno specifico pensiero strategico del perché e del per come entrare in quel determinato tipo di business. Uh, magari loro non piace il loro lavoro, magari. Uh, non gli piace um, il loro capo, magari non, non sopportano il fatto di avere un capo, magari hanno una passione, hanno una passione specifica e quindi entrano in un business proprio perché hanno quella passione. Ma questo è un grave, grave errore. Infatti, uh, ho scritto un libro si chiama Le sette bugie che uccidono il business, e la settima bugia è proprio quella del segui la tua passione, il denaro verrà dopo. Questa è una mezza verità, è una mezza verità. Può, può fare male come una, come una bugia. Uh, intera quindi entrare in un business solo perché la tua passione non è una condizione uh, sufficiente a far sì che il tuo business abbia uh, successo uh, la, una piccola piccola percentuale della popolazione invece che sono coloro che hanno successo sono quelli che entrano in business per le ragioni giuste e queste sono le ragioni strategiche legate al mercato in inglese si chiama market driven quindi Ragioni guidate dal mercato. Qualsiasi scelta che noi facciamo in business deve essere innanzitutto essere supportata dal mercato, quindi da clienti che vogliono pagarci. Se non c'è un cliente che ci vuole pagare, mm, non credo che sia una buona idea. Vediamo ora qual è l'errore numero uno che fa la maggior parte delle persone um, quando entrano nel business. L'errore numero uno che fanno è che invece di ricercare, identificare e restringere una specifica nicchia di mercato, la maggior parte delle persone cerca invece di allargare il proprio target audience e di attirare più persone possibili. Sembra logico in effetti voler attirare un gruppo di persone più ampio possibile, ma invece è assolutamente sbagliato. Infatti il ragionamento che fa la maggior parte delle persone è ho oh, un prodotto, un servizio fantastico, può aiutare tutti, cerco di venderlo a tutti, cerco di offrirlo a tutti così. Ho più possibilità, ho più clienti e probabilmente guadagnerò di più. Invece è esattamente il contrario. Um, è, il problema è che la maggior parte delle persone fa appunto così, ma ricordati che qualsiasi cosa faccia la maggioranza, uh, tu ti troverai in condizioni molto migliori se fai l'esatto opposto. Infatti, statisticamente, la maggioranza ha sempre uh, torto. Quindi questo è quello che fa la maggioranza, la maggioranza cerca di allargare il proprio target audience, allargare il proprio mercato, uh, ma facendo così inevitabilmente fallisce in business. Infatti il 50% dei business fallisce entro i primi tre anni uh, di età e un successivo 50% di quelli che sopravvivono fallisce nei successivi tre anni. Secondo me proprio perché... Uh, non hanno avuto uno studio strategico del loro mercato e non hanno una vera ragione uh, di essere entrati in business quindi non fare quello che fa la maggioranza delle persone um, non, non seguire la, la logica sbagliata del voler ampliare il tuo mercato fai ciò che è controintuitivo e di solito il successo è controintuitivo e cerca di restringere la tua Nicchia. Per farti ah, un esempio, immagina che il mercato sia un oceano, quindi un mercato generico uh, è molto affollato, è come un grande grande oceano. Lo sappiamo tutti, nell'oceano nuotano gli squali. Adesso ti faccio una domanda, se tu fossi un piccolo pesce, per esempio Nemo, ok? Se tu fossi Nemo, uh, preferiresti nuotare in un grosso oceano pieno di squali o magari in, nelle acque sicure uh, di un piccolo laghetto? Probabilmente nelle acque sicure. Di un piccolo laghetto e questo è quello che anche noi dobbiamo fare nel business quindi partire da un grande oceano e riuscire a restringerlo a restringerlo e a restringerlo fino a ritrovarci in un piccolo laghetto quindi in acque sicure in cui uh, possiamo nuotare quindi non nuotare con gli squali se tu pensi che di voler avere un target audience molto ampio un prodotto o un servizio generico per servire un pubblico generico ti avverto stai nuotando con gli squali e invece di nuotare con gli squali è molto meglio a nuotare in un laghetto. Infatti, è molto meglio essere un pesce grosso in un laghetto che essere un piccolo pesce in un oceano. Che cosa vuol dire nella, nella pratica? Per esempio, è molto meglio essere nel business laghetto del aiutare donne in gravidanza a curare dolori lombari in modo naturale, anziché essere nel business oceano della salute e del benessere, dove nuotano gli squali. Che sono le case farmaceutiche, le istituzioni mediche, paramediche, i leader nel settore e questi hanno milioni e milioni da spendere in marketing. Se tu entri, ti tuffi in un oceano contro questi squali, non hai visibilità e non puoi competere con loro. Quindi è molto meglio essere in un laghetto. Io ti dico anche che spesso compagnie molto, molto grandi, con migliaia, eh, cioè con milioni di, di dollari o di euro, quello che è di budget da investire in marketing, um, hanno grosse difficoltà a nuotare uh, negli oceani. E spesso scelgono infatti di restringere il proprio target audience. Per farti un esempio, ho scoperto che alcune compagnie prendono dei prodotti generici, immagina per esempio un collirio, uh, quindi un prodotto per tutti, e iniziano a, a creare un collirio solo per, non so, cacciatori, quindi qualcuno che abbia bisogno di vedere in modo specifico il proprio obiettivo, e iniziano a venderlo a quella nicchia di mercato. Quindi si tolgono. Uh, Dall'oceano dall del vendere con lirio alle persone e entrano nella nicchia di mercato dei cacciatori e quindi fanno pubblicità su specifiche riviste attraverso specifici canali, questo costa molto meno, il risultato è molto più alto e quel servizio, quel prodotto ha un valore percepito molto più alto e viene venduto a prezzi maggiori e il tutto più sicuro. E se lo fanno grandi compagnie con multimilionari, forse è il caso che lo facciamo anche io e te il potere del focus. Questo l'ho già un po' detto prima, ma se il tuo target audience è generico, allora anche la tua comunicazione dovrà essere generica e più diventa generica, più perde di potere e di efficacia. Un esempio che do spesso è immagina una lampadina. Una lampadina uh, può illuminare una stanza perché i suoi elettroni, quindi le particelle di luce, vanno in tutte le direzioni. Ma se io prendo quegli stessi elettroni di una lampadina, per esempio era da 47 watt, illuminava una stanza e li Metto tutti insieme, li focalizzo dentro un fascio e li, li dirigo verso lo stesso punto. Allora, quella stessa quantità di energia, quella stessa quantità di elettroni può tagliare una sottile uh, lastra di acciaio e questo è il potere del focus. Non essere generico nella tua comunicazione, non essere generico nel tuo mercato, si sì, specifico. Per farti un esempio, compreresti mai un barattolo con sopra la scritta medicina oppure ordineresti mai un piatto chiamato cibo? ristorante probabilmente non lo faresti mai eppure questo è quello che fa la maggior parte delle persone quando dice sono nel business della salute sono nel business della crescita personale aiuto le persone a migliorare la propria vita queste cose equivalgono a chiamare il tuo piatto forte cibo ok togli assolutamente qualsiasi desiderio di comprarlo un altro esempio quale secondo te di questi messaggi è più efficace dire aiuto le persone a migliorare la propria vita o dire aiuto a donne sovrappeso a dimagrire senza dieta in modo naturale. Sicuramente uh, la seconda. Ma adesso il dubbio che probabilmente hai, l'obiezione che potresti avere, è che io sento molto molto spesso, ed ero il primo ad averla, è ma così non rischio di tagliare via tante tante persone? E la risposta è sì, assolutamente. Infatti il tuo obiettivo dovrebbe essere di tagliare la maggior parte delle persone, addirittura di repellere la maggior parte delle persone. Perché quando tu repelli una grande quantità di persone, istantaneamente inizi ad attrarre uh, un'altra percentuale di persone in maniera molto molto forte. Uh, inoltre ricordati che non puoi piacere a tutti, ok? Neanche Gesù ci è riuscito, uno su dodici lo ha tradito. Quindi non pensare di poter piacere a tutti, focalizzati sul servire una specifica uh, nicchia uh, di mercato. So anche che uh, molti, molti imprenditori consapevoli, probabilmente. Tu anche sei molto creativo e quindi vuoi sempre creare cose nuove. E sembra limitante questa idea del dover scegliere una nicchia di mercato, un piccolo laghetto. Magari vogliamo stare in un oceano. In realtà. Uh, scoprirai che non è assolutamente limitante c'è molto potere invece nel stare in una specifica nicchia di mercato perché se la servi bene puoi scoprire molte altre nicchie di mercato può essere molto divertente creare il tuo business muoverti in altre nicchie e soprattutto ricordati che uh, all'interno di questi laghetti uh, cioè puoi sempre nuotare in più di un laghetto non sei vincolato a qualcosa ma se vuoi iniziare se sta iniziando, se vuoi crescere è molto meglio uh, partire eh, essendo molto molto focalizzati Voglio darti un case study uh, che è molto, molto famoso e secondo me rende molto l'idea, ed è il caso del, uh, dello shampoo Johnson Johnson, lo shampoo uh, per i bambini che non fa piangere. Um, immaginate che cosa è successo: questa azienda ha creato uno shampoo, quindi un prodotto comune, uh, però con qualcosa di innovativo, ossia non brucia gli occhi, non fa piangere. Wow, fantastico! Ha ah, un fantastico prodotto, come probabilmente hai anche tu. O un servizio che tu potresti avere e che cosa ha fatto questa azienda ha detto wow ho un prodotto fantastico non fai a piangere provo ad allargare il mio mercato e provo a venderlo a tutti perché a nessuno piace uh, lo shampoo negli occhi oppure ha detto uh, no taglio via il 95% del mercato e lo chiamo Johnson baby shampoo e lo creo um, e lo, lo, lo creo appositamente per i bambini questa è stata una buona scelta o una cattiva scelta? Bella storia ci dice che è stata un'ottima scelta, infatti, uh, lo shampoo Johnson Baby ha dominato il mercato per oltre 50 anni. Dopo pochi mesi dal suo lancio è diventato istantaneamente lo shampoo numero uno al mondo, uh, lo shampoo numero uno più venduto per i bambini, e dopodiché, sorpresa, sorpresa, è diventato lo shampoo numero uno al mondo, usato anche dagli adulti e addirittura so di persone che lo comprano per uh, i propri. Animali domestici. Guardiamo che cosa ha fatto Johnson Baby Shampoo. Ha creato un prodotto che potenzialmente poteva servire a tutti, ma poi nel suo marketing lo ha uh, specificamente uh, uh, targetizzato per un, uno specifico gruppo di persone, in questo caso uh, i bambini piccoli. Che cosa vuol dire? Che ha preso il 95% delle persone e le ha tagliate via, perché tutti gli adulti, tutti i compratori sono stati tagliati fuori e lo ha posizionato. In quel 5% come shampoo per bambini. Questo è esattamente quello che ha fatto uh, la Johnson all'inizio, e questo è esattamente quello che dovremmo fare io e te. Io che consiglio a qualsiasi uh, imprenditore o coach counselor: selezionare uno specifico target di mercato e non avere paura di farlo. Infatti, come ti ho detto prima, uh, non è limitante servire una specifica nicchia di mercato. Infatti, proprio come è successo alla Johnson Johnson, quando tu scegli una nicchia di mercato molto specifica, istantaneamente inizi ad attrarre altre nicchie. Infatti, la, qual è stato il ragionamento dei, delle mamme o dei padri che compravano il Johnson Baby Shampoo? E wow, se questo shampoo è così delicato che va bene per il mio bambino, allora andrà bene anche per me. E quindi hanno iniziato a comprarlo. E uh, allo stesso modo e per lo stesso motivo le persone lo usano appunto per i loro animali domestici, proprio perché è così delicato. Però il marketing è stato molto specifico, non l'hanno chiamato Johnson People Shampoo, l'hanno chiamato uh, Johnson Baby Shampoo e sopra c'è scritto non più lacrime o non fa piangere il tuo bambino. Okay? Non, non l'hanno venduto come prodotto generico, l'hanno venduto come prodotto specifico. Ora parliamo invece del come tu puoi uh, identificare e selezionare la tua... Uh, nicchia di mercato. Partiamo dai bisogni. Infatti abbiamo detto che oh, una nicchia di mercato è fondamentalmente un bisogno che ha. Beh, per parlare di bisogni uh, non c'è niente di meglio che partire dalla gerarchia dei bisogni umani di Abraham Maslow. Abraham Maslow era uno psicologo americano che a metà del XX secolo ha, ha teorizzato appunto la, la teoria dei, dei bisogni umani. Lui dice che alla base un, un, un essere umano ha dei bisogni fisiologici, che sono i bisogni legati al corpo e alla sopravvivenza, per esempio mangiare, respirare, uh, lavarsi, eccetera. Uh, poi, dopo che l'individuo ha soddisfatto questi bisogni, c'è una seconda categoria, che sono i bisogni legati alla sicurezza. Che cosa vuol dire? Che dopo che io ho soddisfatto i miei bisogni primari, voglio assicurarmi che continuino a essere soddisfatti uh, in futuro. Per esempio, per l'uomo primitivo queste potevano essere le risorse, di, le fonti di cibo, le risorse di acqua, eccetera. Quindi volevo essere sicuro di vivere in un posto con delle risorse. Dopo che ho soddisfatto i miei bisogni di sicurezza, cercherò uh, appartenenza. Queste sono le um, relazioni. Aristotele ha definito l'essere umano uno zon politicon, quindi un animale um, sociale, ed è vero, noi abbiamo bisogno di relazioni, abbiamo bisogno di um, amore. Il quarto stadio è uh, stima, perché vuol dire che dopo che noi apparteniamo a un gruppo vogliamo anche uh, essere stimati in quel gruppo e quindi ottenere uh, prestigio, fama e status sociale. Vogliamo essere apprezzati, vogliamo contribuire a qualcosa di utile al gruppo. E il quinto stato sono i valori, sono i bisogni di realizzazione, quindi del riuscire a diventare, a esprimere tutto il nostro potenziale, a essere tutto ciò che noi vogliamo. Uh, vogliamo essere. Uh, Mejl lo stesso dice che ovviamente queste categorie sono uh, interdipendenti e non sono strettamente separate in questo modo, però cosa significa che un uomo, una persona, cercherà di risolvere uh, i propri bisogni più o meno um, in questa sequenza? Questo che cosa ha a che fare con noi? Che cosa ha a che fare con le nicchie di mercato? Beh, se converto un po' uh, questi nomi, fisiologia, sicurezza, appartenenza, eccetera, in altri termini sono sicuro che lo capirai anche tu. Infatti, che cos'è la fisiologia se non la salute e il benessere? La sicurezza nel mondo moderno, se chiediamo a una persona che cosa ti dovresti avere per sentirti sicuro, ti dà soldi. Quindi soldi e business, soldi è un lavoro che mi piace, soldi è un lavoro che sia sicuro. Il mito una volta era il posto fisso, no, le persone volevano un posto fisso perché? Perché da sicurezza e poi appartenenza, quindi voglio uh, relazioni e sessualità. Non parlerò ora di stima e di, della realizzazione perché non è, non, è, non è rilevante per noi. Perché ho parlato di questi tre bisogni? Perché in effetti queste sono le tre cose che la maggior parte delle persone vuole. Vogliono essere in salute, vogliono soldi e vogliono avere delle relazioni appaganti. Infatti queste sono proprio le tre mega nicchie di mercato, puoi immaginarle come tre grandi grandi oceani, l'oceano uh, della salute e del benessere, l'oceano dei soldi e del business e l'oceano delle relazioni. Perché partiamo da qui? Perché il 95% del denaro che è guadagnato nei, soldi del nei business del coaching e della consulenza è guadagnato all'interno di queste tre Meganicchie di salute, soldi e relazioni. Quindi è molto importante partire da qui. E che cos'è dell'altro 5%? Beh, l'altro 5% sono business legati alle passioni. Adesso. Tu magari mi dirai, ma Francesco perfetto, perché io sono già uh, quello che faccio lavora già su queste aree, quindi quello che faccio può aiutare le persone con la salute, con il lo loro benessere finanziario nelle loro relazioni. Perfetto, ci sono già in queste tre macronicchie. Uh, o magari sono già in una di queste macronicchie, perfetto. No, il problema è che se sei in una o in tutte e tre di queste tre macro aree. Uh, stai nuotando in degli oceani. Infatti, queste sono mega nicchie di mercato. Sono luoghi in cui la maggior parte del denaro viene fatto, ma sono estremamente generiche ed estremamente uh, grandi e competitive. Come ti ho detto prima, non vuoi nuotare in questi oceani. Quello che vogliamo fare è partire da uh, una uh, di queste tre nicchie di mercato, o magari da una combinazione. Se fai qualcosa di, di particolare di queste nicchie di mercato quindi partire da questi grandi oceani e poi restringerli, restringerli restringerli, restringerli e se lo dico tre volte c'è un motivo um, per riuscire a identificare una piccola a uh, Pozzanghera, una piccola nicchia di mercato in cui possiamo avere un impatto e possiamo fare molto molto bene e non ti lasciare ingannare dal termine a uh, pozzanghera perché in realtà puoi fare molto molto bene, conosco dei milionari che operano in piccole piccole nicchie di mercato. Voglio darti adesso uh, degli esempi di, di nicchie di mercato uh, che funzionano in questo momento molto bene all'interno di queste tre aree, così che tu capisca quali sono per esempio i laghetti, le pozzanghere che compongono questi grandi oceani uh, e dove sono alcune aree in cui tu potresti pensare uh, di, um, di operare. Prima di ciò voglio chiederti... Uh, secondo te, quello che fai in quale di queste tre macro uh, aree uh, agisce? Quindi in quale di queste tre macro nicchie potresti lavorare? Inizia a farti questa domanda e soprattutto inizia a chiederti come posso però rendere quello che faccio molto specifico. Per esempio, se sei nel business delle relazioni um, non vuoi essere nel business appunto delle relazioni generiche, quindi uh, tutti i tipi di relazioni, magari vuoi essere in qualcosa di molto specifico, puoi essere nel business del aiutare a uh, giovani donne a trovare il loro partner ideale, o magari aiutare um, coppie sposate a ritrovare l'intimità, qualcosa di molto specifico. O se sei nel business del, della salute, uh, potresti aiutare bambini diabetici a appunto, gestire la loro malattia. Non essere generico, non essere generico. Uh, adesso vediamo degli esempi di uh, nicchie di mercato che potrebbero uh, ispirarti. Queste sono nicchie sicure, per sicure intendo che uh, c'è una grande statisticamente, c'è molto denaro che viene fatto ora in queste, in queste aree, anche perché sono appunto dei bisogni che le persone hanno, sono bisogni urgenti che le persone hanno in cui sono disposte a spendere soldi. Partendo dal macro oceano uh, della salute e del benessere possiamo identificare alcune micronicchie. Uh, per esempio c'è quella del dimagrimento e della perdita di peso, c'è quella dell'alimentazione vegetariana e vegana, c'è quella dell'alimentazione raw food, c'è quella del fitness, quindi tutto quello che ha a che fare con muscoli, tonicità e inestismi. Poi c'è qualsiasi specifico problema uh, di salute, queste sono delle nicchie, se quello che fai può risolvere a uno o più, ma meglio uno. Specifico problema, allora puoi focalizzarti e diventare un esperto su quella particolare problematica. Stress, ansia e paura, anche questi sono nicchie di mercato in cui puoi lavorare. Uh, disturbi dell'apprendimento e della comunicazione, gravidanza e allattamento, cure e rimedi naturali, bellezza, anti-age e ringiovanire. E poi c'è anche energia. E performance. Questi sono degli esempi, ci sono in realtà altre nicchie, e all'interno di queste ci sono molte altre micro nicchie. Infatti, il consiglio che ti do è magari di lasciarti ispirare da queste, del capire che cosa intendo quando dico restringere una nicchia di mercato, trasformare un oceano in una pozzanghera, e nota anche che queste nicchie sono ancora troppo generiche, Questi, per esempio, la nicchia del dimagrimento della perdita di peso è enorme, ok, sto competendo anche lì con un sacco di squali, devo riuscire a restringere questa, um, questa, nicchia in modo che sia molto molto più specifica, per esempio posso definire il mio target attraverso il sesso, quindi diverso aiuto donne a perdere peso, poi quanto peso, in quanto tempo, in che modo, uh, con gli esercizi, senza esercizi, con l'alimentazione, con l'alimentazione vegana, eccetera, 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 tutte lo vedremo prossimamente lo vedrai in un altro training, ma uh, devi riuscire a restringere queste nicchie e voglio iniziarti a mettere in questa, questa ottica. Vediamo adesso degli esempi di nicchie invece che riguardano i soldi e il business. Nei soldi e il business una nicchia può essere quella di insegnare alle persone a iniziare un business, a guadagnare soldi, uscire dai debiti, investimenti, quindi real estate, azioni, forex, eccetera. Marketing online, offline, una cosa che va molto bene adesso è il marketing sui social media. Produttività e time management, questo è un classico, ma uh, le persone, un, almeno una percentuale di persone vogliono sapere come avere più tempo in una società in cui praticamente non ne abbiamo. Consulenza legale uh, l'ho inserita perché so che alcune delle persone che guardano questo training, magari sei tu, uh, sono appunto dei legali. Um, e puoi essere molto specifico. Um, Puoi diventare molto specifico dentro questa uh, micro nicchia di mercato, poi c'è il trovare un lavoro e tutto quello che ha a che fare con il pensionamento e il prepensionamento e il pagare gli studi dei figli. Di nuovo, questi sono degli esempi, sono tantissime altre aree in cui potresti lavorare e questi sono ancora generiche che vanno, uh, vanno ancora ristrette. Nota anche una cosa per quanto riguarda le professioni mediche o appunto legali, uh, devi essere un professionista, non ti sto consigliando di dare consulenza legale se non hai legalmente le, le abilità, le abilità di farle. Vediamo ora invece esempi di nicchie sicure nella macro nicchia dei soldi e delle relazioni. Per esempio potrei aiutare le persone con il loro divorzio, nel matrimonio, nella sessualità e nell'intimità, nelle relazioni coi figli, nelle relazioni con il partner, relazioni con la famiglia in generale, nella leadership, nell'ansia sociale, appuntamenti, quindi trovare la persona giusta eccetera Potrei lavorare con i teenagers, che sono una categoria a parte, educazione, maternità, avere un bambino per la coppia, linguaggio del corpo, conflittualità, relazioni sul lavoro, networking e comunicazione, public speaking. Questi ecco sono degli altri esempi di nicchie in cui potresti entrare e te lo ripeto ancora e ancora e ancora, vanno ristrette. Vediamo anche delle nicchie che sono al di fuori di queste tre macro oceani, quindi di salute, relazioni... Eh, Denaro e vediamo le nicchie che hanno a che fare magari con le passioni. Sono hobby, quindi se tu, la tua abilità può aiutare una persona a, a migliorare uh, quello che fa in uno specifico hobby e lui ha passione, ecco, le persone sono disposte a spendere molti soldi per le loro passioni. Ho fatto degli esempi golf e scacchi. Oh, sport e performance, quindi, magari, se sei uno psicologo anziché essere uno psicologo generico, specializzati nella pratica sportiva, magari su uno specifico sport. Magari quella è anche la tua passione, magari uno specifico target di età uh, e potrai fare molto, molto, molto bene. Animali: le persone sono, uh, spendono molti soldi per i loro animali. Musica, arte, scrittura, apprendimento rapido, espressività, teatro, eccetera, e specifiche discipline. Uh, e passioni, questi sono di nuovo degli esempi um, per dirti che se tu hai delle abilità che possono aiutare le persone a risolvere degli specifici problemi, specifici desideri in una specifica disciplina, allora uh, questo ti renderà istantaneamente più visibile sul mercato, e ti posizionerà uh, in modo vincente sul mercato e avrà la possibilità di attirare le persone giuste per te e di uh, guadagnare di più, in ultima analisi, quando poi metteremo tutti gli altri. Tasselli del puzzle al loro posto. Ricordati però che questi esempi di nicchie sono ancora dei grandi mari uh, pieni di squali e vanno ristretti ulteriormente fino a farle divenire delle pozzanghere. Il come farlo lo vedremo nel prossimo training. Per ora ricordati che il denaro è un effetto collaterale. Il denaro è un sottoprodotto e è del creare valore per altre persone. Infatti, non puoi fare soldi, devi prima offrire un valore e per offrire un valore devi identificare un problema, un bisogno, un desiderio che puoi aiutare le persone a risolvere. La maggior parte delle persone nei business del coaching e della consulenza tende, tenta invece di vendere se stessa le proprie capacità e le proprie discipline. Per esempio se sono un coach e ho studiato PNL. Offrire la programmazione neurolinguistica questo è un grave, grave errore. le persone non interessa te e non interessa quello che fai, perché alle persone interessa di loro stesse e dei loro problemi, siamo fatti così. Inoltre, questo approccio mette grande pressione su di te, ti fa sentire nervoso, inadeguato e sicuro proprio per questa idea che stai vendendo te e le tue abilità. In realtà, la strada giusta è offrire una soluzione um, ad un problema. Voglio anche dirti una cosa che vedo spesso. Fare da molte persone eh, in tutto il mondo che eh, per esempio sono un coach di PNL e inizio a vendere la PNL. Um, nota questa cosa. Quello non è un business che ha a che fare con soldi, relazioni o uh, business. Sei nel business della PNL, quindi di una passione, e quindi i nerd, gli appassionati di quella disciplina um, possono acquistare essere, tu essere tuoi clienti. Qual è il problema? Che Uh, se io sono un appassionato di PNL probabilmente non vengo da te che hai appena avuto la tua licenza ma voglio andare alle fonti voglio andare da uh, Bundler a fare un corso di PNL e Bundler è uno dei fondatori voglio andare alla fonte voglio andare dai grandi guru Quindi questo è un errore che vedo spesso molti uh, coach operatorialisti ci fare imparano una disciplina e vogliono vendere la disciplina ecco la, la disciplina in sé non è nella, nelle, macro, nelle tre macro aree e quindi non ha un grande valore emotivo, non è un bisogno urgente che le persone hanno. Poi, se tu riesci a usare quella disciplina per risolvere specifici problemi è tutto un altro discorso, però non vendere la disciplina, vendi la soluzione a un problema. Anche perché alle persone non interessa il modo, la, la modalità in cui tu fai le cose. Se un chiropratico, se usi il voodoo, se usi uh, la PNL, se uno psicologo, se un coach, sei... Qualsiasi metodo o strategia tu usi, alla persona non interessa, alla persona interessa che tu gli aiuti a risolvere uno specifico problema che loro hanno. e Se lo puoi fare in fretta, meglio. Ok, adesso siamo giunti alla fine uh, di questa prima lezione e come sempre, alla fine di ogni lezione troverai degli esercizi da fare. Infatti, il vero modo uh, per imparare è fare cose nel mondo reale, non puoi imparare essendo uh, un teorico. No? Potresti leggere mille libri su come andare in bicicletta, ma se poi non sei mai salito su una bicicletta uh, non lo saprai fare. Ricordati anche che una delle caratteristiche uh, delle persone di successo è appunto lo speed of implementation, ossia la velocità di implementazione, la velocità con la quale una persona dopo aver avuto un'idea o dopo aver imparato qualcosa di nuovo inizia a metterla in pratica nel mondo reale. Quindi, non essere uno dei tanti. Uh, che parla ma poi non fa, uh, fai con me l'esercizio che sto per darti. La domanda più importante da farti se vuoi iniziare a guadagnare soldi e se vuoi farlo in fretta, se vuoi far crescere il tuo business, è questa. Quali problemi o desideri so aiutare le persone a risolvere nello specifico? Quindi prenditi del tempo, fai una lista di almeno 20 problemi o desideri che puoi aiutare le persone a risolvere. Se riesci a trovarne 30, ancora meglio. Eh, non dire "Oh mio Dio, 30, sono tante". No, uh, davvero, mettiti lì, prendi il tempo che ti serve e rispondi a questa domanda: quali problemi o desideri so aiutare le persone a risolvere, uh, nello specifico? Quando avrai finito di fare la lista, scegli il problema o desiderio emotivamente e fisicamente più urgente e più importante per la persona, e che tu sai come uh, risolvere. Quindi, metti pausa Ora a questo video uh, fai questo esercizio, prenditi il tempo che ti serve, uh, magari ti servono 40 minuti, va benissimo, prenditi il tempo che ti serve, metti pausa e inizia a fare uh, questo esercizio. Quando avrai finito scegli il problema numero uno che sai come risolvere e poi farai l'esercizio numero due. Allora, hai fatto l'esercizio 1? Hai trovato qual è il problema numero 1 o desiderio numero 1 che sai aiutare le persone a risolvere? Spero che tu lo abbia fatto. Se non l'hai fatto, mi raccomando, torna indietro, fai l'esercizio 1 e non fare questo finché non hai fatto quello prima. Uh, raramente le persone che fanno, uh, che non intraprendono il primo passo riescono a fare poi il secondo. Quindi, tutti questi esercizi sono in sequenza e tutto quello che avrai in questi training ha una specifica ragione. Uh, di essere lì. Non mi sono svegliato questa mattina e ho inventato queste cose. Fai questi esercizi anche se non ti sembrano importanti, anche se ti sembrano banali o anche se ti sembrano difficili, uh, mettiti lì e falli. Uh, non fare questo finché non hai fatto il primo, ok? Ok. Assumendo che tu lo abbia fatto, quindi se tu hai identificato il problema o l, uh, il desiderio che sai aiutare le persone a risolvere, adesso prendi un foglio, dividi la metà, da un lato scrivi paure e frustrazioni. Mentre dall'altro scrivi desideri e ambizioni. Poi prendi un orologio e fai 45 minuti, sì, ho detto 45 minuti di brainstorming elencando tutte le parole, tutte le paure e le frustrazioni e tutti i desideri e le ambizioni che sai aiutare le persone a risolvere. Quindi, quando hai identificato qual è il problema, eh, mettiamo che io eh, abbia detto che so aiutare le persone a, a migliorare. Uh, la conflittualità nella coppia che okay, quindi il problema era abbastanza specifico conflittualità tra uh, moglie e marito, adesso voglio uh, andare ad analizzare quali sono le paure le frustrazioni che posso aiutare questa persona a risolvere. Un piccolo consiglio che è molto molto importante: pensa dalla prospettiva della persona, pensa e parla dalla prospettiva uh, del cliente. Quindi, se io so aiutare. Uh, marito e moglie a risolvere la propria conflittualità quali sono le paure che loro hanno per esempio mi metterò nel, nella prospettiva uh, della moglie mi metterò nei panni di questa persona e penserò mm, ho paura che mio marito mi tradisca e quindi tu dovrai scrivere ho paura che mio marito mi tradisca vuoi trovare tutte le paure e le frustrazioni specifiche che queste uh, persone hanno oppure um, ho paura Uh, che um, mio marito non mi apprezzi, ok? Scrivi tutte le cose che ti vengono in mente e davvero, vale davvero la pena prenderti 45 minuti come minimo per investire in questo tipo di attività. Se ti sembrano troppi, non li vuoi fare tutti di fila, magari fanne, fai 20 minuti prima, fai una sessione da 20 minuti e poi un'altra da 25 minuti. Ti dico subito che le, le soluzioni, le... Uh, I lampi di genio più importanti uh, arriveranno alla fine di questo esercizio. Uh, quindi prenditi il tempo che ti serve e ricordati che imparare a pensare dalla prospettiva del cliente, che è quello che stai imparando a fare in questo esercizio, è molto molto importante. Uh, David Ogilvy uno dei più grandi. Um, pubblicitari che si è mai vissuto diceva bisogna entrare nella conversazione che sta già avvenendo nella testa delle persone. Quindi, questo ci servirà poi più avanti. Ma è molto importante che tu faccia questo esercizio. E mi raccomando, fallo ora. Uh, e poi ci vediamo nella prossima lezione. Ciao, e buona giornata, e buon esercizio. Mi raccomando. Ah, mi stavo dimenticando di dirti una cosa. Uh, se hai qualche domanda, se hai qualche dubbio, se non capisci come poter applicare questi concetti al tuo business, uh, allora ti invito caldamente a contattarmi, mandami un messaggio, mandami un'email, uh, lascia un commento qui sotto, qualsiasi cosa, fammi sapere che cosa ne pensi di questo uh, training, per me è molto importante, uh, infatti voglio trovare il modo migliore possibile per contribuire a te e per contribuire alle persone uh, che guarderanno questo video.